preparazione a quello che è la Quaresima, questo periodo forte che noi andremo a vivere. Periodo forte, tempo forte, che è fondamentale per un cristiano, perché è nel tempo forte che noi possiamo attuare la nostra conversione. Il tempo in greco normalmente viene chiamato chronos, ma quando noi parliamo del tempo del Signore, un tempo forte, allora noi andiamo a chiamarlo, viene definito kairos, cioè tempo del Signore. È un tempo privilegiato, un tempo particolare, un tempo che ci chiama all'incontro col Signore che viene. Un tempo prezioso. Noi spesse volte, quante volte, prima io spreco il mio tempo. Il tempo è un dono troppo prezioso e noi non gli diamo la giusta importanza. Lo sprechiamo per delle cose inutili e poi casomai diciamo di non aver tempo, dico di non aver tempo da dedicare al Signore, della preghiera, dell'incontro con l'altro. Questo è quello che noi facciamo con il nostro tempo, un tempo prezioso. Un tempo prezioso perché in questo periodo di Quaresima ci si chiede a noi la conversione. Che cos'è la conversione? In italiano sapete che cos'è la conversione? Ditelo. Cambiare strada, cambiare rotta, cambiare... Invertire la rotta. Ah. Invertire la rotta. Che significa conversione? Andare alla rotta. Andare alla rotta. Oppure, forza, in italiano niente di che, cambiare di pensiero, cioè io cammino così, poi mi giro e cammino dall'altro lato. Ho bisogno di una persona che viene con la conoscenza del Signore. Prego. Conosci Gesù e ti converti. Conosci Gesù e ti converti. Ti è toccata, come dire, in automatico cambia tutto, da così a così. In automatico? Eh no, conosciamo il Signore, pronto. Poi prosegui tu con il cammino. E già che ti tocca, guarda. È la conversione, guardate, dobbiamo essere precisi su questo. La conversione è vita. Sì, ma non è un attimo, la conversione è un cammino, momento per momento, continuamente. Non è che avviene così, no, è passato, è chiaro? No, così conosci il Signore, così tanto, improvviso. Sì, ma o poi lui o come si presenta. Può darsi che fosse prima al citofono, si fa annunciare e noi non lo apriamo. Oppure ci arriva di il botto davanti, non lo so. Però ai suoi meriti noi ci dovremmo cercare di discernere i segni del modo in cui si presenta a noi. Nel greco conversione si dice metanoia, che significa capovolgimento radicale dei valori in seguito a una conversione, a un cambiamento di rotta. Questa cosa è fondamentale perché non è facile dire io mi converto o la conversione è un cambiamento di rotta, è proprio una mentalità completamente diversa, uno stile di vita diverso, è qualcosa che ti prende l'anima, che non ti riconosci te stesso. Ma perché stiamo parlando di conversione? Perché il brano, la pericope che stasera noi andiamo ad esaminare, che con Vanni andremo ad approfondire, fondamentale, il nocciolo proprio di questa pericope è proprio in questo messaggio, il messaggio della conversione. E se noi non capiamo bene che cos'è la conversione, noi non capiremo che cosa stasera questa pericope ci vuole dire. Prima di ogni altra cosa noi dobbiamo fare una contestualizzazione del testo in cui andiamo a approfondire. In questo testo vengono citati da Gesù due avvenimenti molto importanti. L'avvenimento in cui tratta che alcuni giudei sono stati uccisi nel tempio mentre si sarebbe
sacrificavano, e quindi perché? Perché si opponevano al potere dell'umano. È un altro avvenimento che parla della caduta della torre di Siloe. Tenete presente una cosa che tanto tempo fa, ancora oggi a volte, quando vengono innalzate le torri sono sinonimo di potere. E quando è caduta questa torre c'erano 18 persone che stavano là sotto al riparo della torre, pensando che la torre del potere potesse aiutare, salvare, e invece è caduta la torre ed è successo questo. La salvezza quindi solo una parte ci deve assicurare, non ci viene da altre cose. Ed è importante questa contestualizzazione, esaminare questi due avvenimenti, perché ci fa capire veramente che cos'è la conversione. La conversione può dipendere anche da parti esterne, ma la conversione deve essere prima dentro di noi. La conversione ha vari livelli di conversione. Noi abbiamo, nel cattolicesimo noi abbiamo 4 volti della conversione. Abbiamo la conversione religiosa, la conversione morale, la conversione intellettuale e la conversione mistica. Sono i vari livelli. Non posso dire di farsi convertire, no. Un attimo anche di quello stato, voi concludiscono tutti della stessa direzione, chiaro. Però sono gradi di livello di conversione ed è fondamentale saperlo, perché spesse volte dobbiamo però sapere una cosa, che la conversione cristiana è una conversione interiore, mentre invece spesse volte noi andiamo sbandierando, facciamo tutti i figli e di luce per far vedere. La conversione cristiana è sempre attuale, non è che un fatto avvenuto e poi basta così, è un continuo crescere, è un crescere continuo, cresce con noi. E poi la conversione cristiana è discreta. Diceva mia mamma, a mano a destra, andate a sapere che non fa a sinistra. Scusate se dico questo esempio, perché ancora oggi noi in questo mondo moderno siamo abituati a spettacolarizzare tutte le nostre azioni. La conversione è qualcosa di intimo. Allora l'augurio che io faccio a me prima e poi a voi in questo buon incontro di questa sera è che ci possa veramente portare a capire, a cogliere la bellezza, come stavamo parlando prima, del silenzio della conversione. Un silenzio che deve essere costruttivo, perché ci porta a conoscere prima, a interiorizzare prima in noi stessi che cosa e come dobbiamo seguire il nostro Signore. E poi, perché è da dentro noi che avvengono le cose, quello di fuori è nella vita. Trovati, non mi nascondo che questo brano io l'ho trattato già qualche altra volta, ma non l'avevo compreso tanto bene. E quindi mi viene da dire, ma allora può darsi che stasera non l'hai compreso bene. Qualcosa ho compreso. Perché? Perché quando tu comprendi qualcosa di positivo, di vero, una cosa importante che ti capita, se è veramente vero, è che almeno sei tranquillo e gioioso. E siccome ho passato brutti giorni e ho compreso questo brano, adesso sono un po' più tranquillo e gioioso grazie a questo brano. E si parla, come diceva Maria, di conversione, è vero, di conversione. Noi l'abbiamo trattato tante volte la conversione qua, con Giovanni Battista. E abbiamo compreso che bisogna mettere Dio al centro e non il proprio io. L'abbiamo detto tante volte, no? Quindi chiedo a Dio come devo fare e Dio ti dà la risposta. Stasera facciamo un passettino un po' oltre, forse. Perché? Perché ci dà
le direttive per cui posso comprendere veramente che cos'è questa conversione. Una direttiva importante. E ce la dà in questi due brani, uno più forte dell'altro. Sono solamente 5 versetti. E ti fa degli esempi classici di vita naturale, quelli che capitano a ognuno di noi. E allora stasera cominciamo a leggere il testo e poi vediamo insieme. Si parla del mare. Siamo al capitolo 13 del Vangelo di Luca. E il testo dice così. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli a Gesù circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei fossero più peccatori di tutti i Galilei per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e le uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Questo è il testo. Quindi ci sono due esempi. Si parla del male. E il male che cos'è? Prima di affrontare il testo, cerchiamo di comprendere bene questo male che cos'è. Il testo ci fa capire che praticamente il male che è nella storia è nella natura, è in me, è nelle relazioni, è quello che ci capita, è nel passato, è un momento di riflessione, è un momento di conversione, è un momento di capire e di dire perché, che sta succedendo? Come togliere questo male? Ne sono state scritte di cose, no? Come comportarsi, perché c'è il male, Dio stesso, ma se Dio, caspita, è un bene assoluto, ma questo male? E poi, se Dio esiste, ma perché non è questo male, ci passa in grazia di Dio a tutti quanti? O no? E qui invece il testo ci sta dicendo che il male, dice Gesù, è il luogo del discernimento. È il luogo in cui tu ti trovi davanti a un bivio, in cui dici: o ti aggrappi oppure perdi quel poco di fede che hai. Quindi è proprio un bivio. Quindi è il luogo del discernimento. E quando il male è forte, 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 forte e tu non te lo aspetti, ti fa girare talmente la testa, che anche se tu hai fede, ha la capacità di fartela perdere. Il male ha la capacità in quel momento di farti perdere la fede. Lo stesso Gesù per un attimo l'ha persa, per un attimo solo, nel Getsemani. Allontana da me questo calice, oh, allontana da me questo calice. E poi dice: però aspetta, aspetta, però non si è fatta la mia, ma la tua volontà. Quindi anche lui per un attimo ha vacillato. Io pensavo che dice padre perché mi hai abbandonato. Ah, anche, ma lì è un altro momento, anche importante. Quindi è il luogo del discernimento, è il luogo in cui quando arriva c'è,
tu devi mantenerti saldo. E ci stanno diversi gradi di male, in funzione di come uno lo può accogliere. Il male più pressante nostro è quello che abbiamo con i fratelli, con il fratello, con la sorella, con il marito, con la moglie, con gli amici. Con quante persone realmente noi siamo litigati? Con quante persone non possiamo vedere? Con quante persone ci hanno fatto veramente del male, familiari? Allora, come mai? Perché? Perché molte volte c'era una bellissima storia in cui c'era uno che portava sulla spalla una mazza con un peso davanti e un peso dietro. E allora che cosa succede? Che il peso davanti tu lo vedi. Vedi il peso davanti e dici, ma questo peso, sto peso, pensa assai. E tu che fai? Lo togli. Però non ti accorgi invece che dietro c'è un altro peso. Il peso davanti sono le persone che teniamo di fronte. Il peso dietro è il male che sta dentro di noi, che noi non vediamo. Guardiamo solamente il male che sta vicino e di fronte a noi e non ci accorgiamo che dentro di noi c'è qualcosa che non va, perché l'altro ci fa da specchio, proprio quelle cose che tu a quello o a quella lo vuoi eliminare sono proprio quelle cose che stanno dentro di te e tu non lo sai, non te ne accorgi. Gli altri sono lo specchio e tu lo vuoi eliminare, lo vuoi eliminare. Noi eliminiamo il male, cerchiamo di eliminarlo. Ma non serve, perché bisogna eliminare il male che è dentro di te, dentro di me. Allora sei libero, veramente libero. Quindi il male è il modo di vivere senza il male. Il male è il modo di vivere. Il male non è morire. Il male non è tanto la guerra, ma il male è uccidere, il male è affamare, il male fa male all'altro. Questo è il male veramente. Noi litighiamo perché? Perché vogliamo le cose, le vogliamo possedere e allora lottiamo fra di noi. Ma se io sono veramente libero, non lotto, non c'è bisogno. E allora stasera Gesù praticamente cosa fa? Ci fa vedere come noi dovremmo ragionare. E che cos'è questa conversione? Vediamo il primo esempio che ci fa, va bene? Dice così: in quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Quindi cosa succede? Abbiamo i Romani che hanno invaso la Galilea con la forza e poi abbiamo questi Galilei, un gruppo di questi Galilei, cosa fa? Probabilmente si ribella. E quindi lotta contro i Romani. E i Romani che fanno? Prendono questi Galilei
e gli danno una bella lezione. Hanno la forza, il potere, la capacità e li uccidono e li ammazzano. Secondo voi, tra queste due fazioni, i Galilei e i Romani, voi per chi parteggiate? Per i Galilei. E i Romani però, secondo me, parteggiano per i Romani. Ci siamo su questo, no? Quindi, tra due persone che litigano, tu con chi ti schieri? Per il debole. Per il debole. E quindi cerchi di... O anche a chi mi fa i miei interessi. O anche i tuoi interessi. Spesse volte l'interesse supera qualsiasi altra cosa. Esempio. Le guerre che ci stanno. No? Ci sta la guerra in Afghanistan, per esempio. E allora uno che cosa fa? È l'America oppure la coalizione dell'ONU. Si mette in mezzo e che fa? Va lì e fa la guerra contro questi o questi talebani, questi ISIS, o no? E chi ha ragione secondo voi, i talebani, l'ISIS o gli americani noi? Gli americani no. Gli americani no, perché? Perché occupano quel territorio. Però vanno là per liberarlo. Per occupazione. Occupazione. Interesse. E allora noi da quale lato ci schieriamo? Che amma fa? Qual è il modo giusto di comportarci, ragazzi? Da qualsiasi parte di schieri è sbagliato. La parte del bene. E dove sta scritto? Il bene. Nel caso specifico. Perciò c'è il discernimento, no? Discernimento. Quindi tu che fai? Se tu sei, hai il potere, hai la forza, hai le armi, sei l'America, va bene? Tu sei l'America, che faresti? Ti stai a casa tu, quindi lasci che quelli si scappano. Aiuteresti e basta. Che cosa faresti tu? Cosa faresti tu? Ti metterei un tavolo di trattative. Un tavolo di trattative, per fare cosa? Cercare di trovare un punto di accordo. La pace. E se quelli la pace la vogliono trovare, sta pace, ragazzi. Sì, perché stiamo aspettando, aspettando a te, aspettano a te per trovare la pace. Chi ha detto? Alla fine c'è sempre un interesse. C'è sempre un interesse. Interesse egoistico, ok? Quindi potremmo dire che se questi Galilei, va, questi Galilei, non succede perché sono pochi, ma vincessero contro i Romani, sarebbe cosa buona, o no? Potrebbe. Esprimetevi. Con la forza. Ma sicuramente con la forza. E allora che dobbiamo fare? Cioè qua dice addirittura il testo che questi romani, che cosa fa? Pilato ha mescolato il loro sangue con i loro sacrifici. Addirittura l'ha ucciso nel tempio. Nel tempio. Quindi ha fatto questo sacrilegio, potremmo dire forte. Dice vabbè, questi Galilei hanno combattuto. Quindi potremmo dire che sono dei martiri? No? E che differenza c'è tra un martire e questi Galilei? Chi è il martire? Perché loro si sono difesi. Eh? Loro si sono difesi. Invece il martire non si blocca, ferma il male, sì. Quindi non reagisce. Non reagisce. Mi sente quello che dici. Alza la voce. Ok. Allora, i martiri non reagiscono perché fermano il male su di loro e quindi non si difendono. Non si difendono? No. Stanno lì fermi? Sì. In nome di chi e perché? Perché sono buoni? No. In nome di Dio, perché loro sanno che il male per non essere diffuso deve essere trattenuto. Fermato. Fermato? Sì. Va bene, vedete che tutta la storia, tutta la politica, tutto, è sempre un continuo combattimento, sempre, in nome della pace,
io vengo e ti libero. Però è chiaro, in nome della pace. Ma io come ti do questa pace? Te la do con le armi. Quindi sono forte, vengo, l'usurpatore, lo elimino, elimino i talebani con la forza e mi metto io e poi metto il mio modo di vivere, il mio modo di interagire. È sempre così la storia. Prima dei romani, chi c'erano? Gli ebrei, i fenici, i babilonesi. E questi qua come hanno conquistato i territori? Combattendo. Sempre. Roma come è stata fondata? Con l'uccisione del fratello. Se tu passi di qua, io ti ammazzo. Quindi c'è una legge, sono più forte di te. Roma non è Roma. E si è fondata Roma. Tutta la nostra storia è fondata sulla forza, sul potere. Sempre. In nome della legge io ti dico di rispettare questa cosa. Non lo fai, io con la forza te lo faccio fare. Con la forza te lo faccio fare. Finché poi il re di turno, prima o poi anche lui avrà la sua flessione e ne sembrerà, ne tornerà un altro. E quindi la storia che si ripete è una continuazione. E quindi noi non impariamo mai. Ora dice il testo, Gesù ci dice, dice così. Prendendo la parola, Gesù rispose: credete che quei Galilei che hanno combattuto, credete che quei Galilei che hanno combattuto fossero più peccatori di tutti quanti gli altri Galilei che non hanno combattuto? No, no, io vi dico no. Ma se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo. Tu pensi di essere più bravo di tutti quanti i tuoi amici e i tuoi fratelli? No, se non ti converti, dice Gesù, perirai anche tu allo stesso modo degli altri. E allora io che devo fare? Devo fermare. E come lo fermi questo male? Come lo vuoi fermare questo male? Com'è possibile? Qual è il punto centrale? Il male lo fermi con il bene, va bene. Pensare male positivamente degli altri. Tipo Vangelo di domenica. Sì, però attenzione, tu vuoi fermare il male, hai un buon, voglio dire, sentimento, va bene, ma lo fermi tu questo male. A nome di chi? La volontà del Signore. La volontà del Signore, ma sei stata chiamata a questo? Qualcuno te l'ha detto? No, ci lavoro su questo. Grazie. In che senso ci lavoro? Prega. Ah, quindi prego, è importante pregare. Mi affido alla fine, no? Attraverso la preghiera mi affido. Perfetto. Per cambiare rotta. Per cambiare rotta. Rotta su cosa? Qua a un certo punto si sta dicendo che ci sono due fazioni. I Romani e i Galilei. Qualsiasi altra fazione, ci sei tu e quello che ti opprime. Vabbè, oppure sei tu che opprimi l'altro. Alla fine il punto centrale qual è? L'unione dei due, cioè? Cristo. Sì. Quindi io devo l'affrontare. L'affrontare, capire. Capire cosa? Capire gli altri. Cosa? Cosa? Non ho capito. Amarsi gli uni con gli altri, va bene, è così, ci siamo quasi. Cioè se io non capisco che il concorrente mio, quello che mi sta facendo del male, oppure io stesso, l'altro, è mio fratello, è chiaro che io non mi... Questa è la conversione. La conversione
conversione è capire che abbiamo un unico padre e siamo tutti fratelli. Finché io non capisco che siamo tutti fratelli, io non avrò mai un unico padre. Ma far capire anche all'altro la conversione che significa, però. È chiaro. È chiaro. Io mi posso convertire come voglio io, ma se l'altro nel momento in cui sta là in martella, ma la conversione non deve dipendere dall'altro. Non deve dipendere dall'altro, però io comunque con i miei insegnamenti, anche con il silenzio, l'altro deve capire. Perfetto, ci siamo. Ci siamo. Attenzione, qui Gesù ci sta dicendo che noi dobbiamo fare un cambiamento di rotta. Dobbiamo fare un cambiamento di rotta, un cambiamento di mentalità. Qual è questo cambiamento di rotta? Qual è questo cambiamento di mentalità? È capire che l'altro in quel momento che si sta comportando male è tuo fratello, è tuo fratello, e che oggi quello non è in sé, non sta bene, non ha compreso che è tuo fratello. Ci siamo. Il punto qual è? Il punto è che Gesù non si schiera né con l'uno e né con l'altro. C'è una terza via, è quella della conversione. Questo mi sta dicendo il Signore. Tu non ti devi schierare né con l'uno e né con l'altro. Che succede quando tu non ti schieri né con l'uno né con l'altro? Vai rimbalzare da tutte e due. Bravo. Quando tu non ti schieri né con l'uno né con l'altro, significa che tu non stai facendo il loro gioco. Sì. E quindi gli altri si alleano contro di te, anche se non lo fanno apposta. Questa è conversione. È quello che ha fatto Gesù. Non si è schierato né con i romani e né con i giudei. E questi due alla fine cosa hanno fatto, compresi degli apostoli? Si sono coalizzati insieme e hanno detto: questo non fa il nostro gioco, questo fa un altro gioco, e cos'è? E l'hanno fatto fuori. L'hanno fatto fuori perché non fa il loro gioco. Quando tu non fai il loro gioco, questo succede, che ti fanno fuori. Ma questo che fa? Questo ama? Questo si dona? Questo è folle. Questo è folle? E allora via, tutti contro, tutti contro. È bello questo. Gesù chi è? Gesù è colui che viene a togliere il peccato dal mondo. Quante volte l'abbiamo detto? Ma il peccato ci sta, c'è il peccato. Quindi potremmo dire che Gesù non è che viene a togliere, che scaraventa questo peccato, no, ma Gesù potremmo dire che addirittura mantiene, porta il peccato, lo porta sulle spalle, quello dei romani, quello dei giudei che lo dovevano accogliere. Fa sì che loro, questo male loro, lui lo porta, che è innocente, se lo porta fino in croce. Lui che non aveva fatto nulla di male, nulla di male. Dio Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, quante volte l'abbiamo detto? Che può fare di tutto di più. Lo può togliere con la forza? Hai fatto il cattivo? E mo ti faccio vedere io. E allora faccio lo stesso gioco tuo. Di generazione in generazione, da quando è stato fondato il mondo. E no, io sono Dio, io sono Dio. E allora sta dicendo che se noi non ci convertiamo a Lui, a questo modo di vivere, periremo tutti quanti allo stesso modo. E quindi è chiaro che il mondo ci odia, e ti odia il mondo, e ti mette da parte. Ti mette lì, in carcere, non sei buono, via. Proprio lì devi cominciare a gioire. Eh sì, perché il Signore è con te. Tu sei veramente libero. Sei veramente libera. Gli altri no, ma tu sei libero. Sei libera. Gli altri sono presi dalla brama di possedere, di avere, di combattere. Voglio questo, la casa.
prendo un altro, prendo un'altra, perché tu non mi soddisfi. Cambio persona, divorzio, me ne vado, cambio lavoro, ti chiudo un WhatsApp e basta, perché sei diverso, basta, chiudo e basta, non voglio avere niente a che fare con te, ho eliminato il male. Ma il male che sta in te, e quando lo elimini, io ho gli stessi diritti tuoi come tu hai gli stessi diritti miei. Allora incominciamo a stabilire quali sono i tuoi doveri. I tuoi doveri quali sono? E poi parliamo dei diritti. Il tuo dovere qual è? Lo fai il tuo dovere? E poi guardiamo l'altro, guarda prima dentro di te. E se io guardo dentro di me e faccio tutto quello che devo fare, come diceva, e vedo che l'altro non lo fa, che faccio? La grazia è proprio questa. La grazia è proprio questa. Perché quando tu riesci a vedere dentro di te che c'è qualcosa che non va, automaticamente anche l'altro, ma veramente, si fa il suo esame di coscienza. Scusate, noi dobbiamo essere sinceri. In tutto questo, noi umani ci riusciamo. Se noi non capiamo prima che anche noi facciamo una volta il gioco dell'uno, il gioco dell'altro, e non ci estraniamo, è chiaro che non ce la facciamo nel male e male. È impossibile. Vedi bene che noi facciamo anche noi il nostro gioco. Anche noi cerchiamo di tirare l'acqua al nostro mulino. E quindi veniamo alla difesa o dell'uno o dell'altro, in nome del bene. In nome di Cristo. Ma è il Cristo che ti sei fatto, il tuo io dentro di te, il tuo Dio dentro di te. Quello è il tuo fratello, quella è tua sorella. I miei figli sono piccoli, quante volte giocano e allora vogliono, ho preso prima io, no è mio, ma è mio, lo voglio anch'io, e allora per una stupidaggine litigano e io ci dico, ui, Miriam, Marco, Miriam è tua sorella, Miriam, Marco è tuo fratello, è tuo, quello è tuo. E non è giocattolino, tu stai litigando. Mettiti d'accordo con tuo fratello, giocate 5 minuti uno, 5 minuti l'altro. È tuo fratello, quello è tuo. Questo, mo ci sta e non ci sta più. Papà se lo prende, che fate? Che fate? Se papà se lo prende, non giocate né l'uno né l'altro. Mettetevi d'accordo perché siete fratelli. È tua sorella, ma questo discorso non è comprensibile a quell'età. Non è comprensibile a quell'età. Sì. Ecco, quindi se non è comprensibile a quell'età, significa che anche quando ti fai grande, molte volte non hai fatto una buona infanzia, hai problemi, te li porti appresso e tu vuoi sempre avere e possedere, questo è il mio. E l'egoismo regna nel tuo cuore e tu non te ne accorgi. Su questo volevo dire una cosa. Sì. E questo è quello che noi parliamo di una conversione apparente. Perché io dico faccio quello, però l'altro non mi risponde. Quindi apparentemente io dico al mio fratello, con la bocca dico al mio fratello e mia sorella. Perfetto, allora il peso specifico di questo qual è? Il peso specifico qual è? Il peso specifico è questo, che se qualcuno soffre, significa che tu lo stai facendo la cosa giusta. Se c'è un essere umano che soffre per le tue decisioni, significa che tu non stai vedendo che quello è tuo fratello e tua sorella e roba varia. Perché se quello è veramente tuo fratello oppure tua sorella, tu ti renderesti conto che sta soffrendo e non lo faresti soffrire. Quindi tu stai andando fuori strada. In nome di chi?
della libertà tua, tua però, non dell'altro. Ti potresti mettere d'accordo e ottenere quello che vuoi. Che fai? È chiaro che non è facile, è chiaro che non è facile, però il Signore ci sta dicendo questo, sta dicendo che di generazione in generazione noi combattiamo e per prima o poi periremo tutti quanti. Sta dicendo che se tu nasci da mamma nudo, tu muori nudo, non ti porti niente di là. Quindi se tu non riesci a coprire la morte è questo, la vita e la morte è questo. E dentro c'è la vita, che combattiamo, lottiamo, combattiamo di tutto di più. Ma alla fine tu di là non ti porti nulla. Non c'è nulla, nessuno si è portato mai niente. Quando invece di fare delle cose bene, anche un fratello cerca di farlo capire, due, tre volte, sicuramente però andare vicino a una persona tutto a dire determinate cose non va bene, perché il contrasto che in quel momento lui non riesce a capire quel perfetto in quel momento, chi è offeso, chi è arrabbiato, chi non sta bene con la testa non ti capirà mai nulla, quindi devi aspettare i tempi adatti, opportuni, per far sì che quello comprende. E questo è vero, lo sappiamo, anche io, anche tu, quando stai nervoso nessuno può dirti niente, perché quando tu stai nervoso tu prendi una mazza e uccidi a tutti quanti, è chiaro. E allora devi aspettare che tu ti calmi. Ma qui il Signore ti sta dicendo, devi dare anche la forza di calmarti, è chiaro, che si sta sempre infuriata oppure ti dà lontano e quindi per un certo periodo non te le fa vedere. Questo lo sperimentato sulla mia pelle, cioè in un certo punto se tu stai arrabbiato con quella persona non la incontri da nessuna parte, quello comunque il Signore dice da Giacomotto in Giovanni la ragione che poi alla fine anche se dopo tempo tu la incontri quella nave che ti tiene in te tu la ignori completamente, dice ma la gente sta sì, ma vedete, anche l'ignorare queste persone, il Signore ti sta dicendo un'altra cosa, è un altro stile di vita. Amare il nemico. Un altro stile di vita, è chiaro? Non il tuo modo di vivere e neanche il suo. Quella persona tu dovresti avere sempre in mente che è tuo fratello, che in quel momento sta male. Ora, se tu non hai bene in mente questo sempre, tu non potrai mai interagire bene con lui, è chiaro, perché sei preso da quell'avvenimento, sei preso da quel male, vorresti fare il bene ma non riesci a mettere al primo posto che quello è il tuo fratello che c'ha. Chi fa il male sta male, chi fa il male sta male, è chiaro? Ora lo diciamo e diciamo di sì, però quando noi subiamo tale sorte siamo presi da quel male, per cui questo avvenimento, anche se lo sappiamo, lo mettiamo da parte. E quindi non riusciamo a fare la cosa giusta. No, per fatti che non sta male, mi fa piacere questa cosa. No, che ci sono io, ma... Ma... A me, il fatto che lui sta male, significa che qualcosa può cambiare in lui. Bravo. Quindi mi fa piacere che lui sì. Sta male. E infatti il Signore, che cosa fa? Si prende il male e porta la risurrezione. E porta la risurrezione. Gesù viene a contestare alla radice viene a contestare questo modo di vivere. Capito? Di schierarsi o dell'una o dell'altra parte. Alla radice. Quindi tutta la Sacra Scrittura, tutta la Bibbia, tutto il cammino di Gesù è questo. È venire a portare che abbiamo tutti quanti un unico padre,
E quindi lui è il primo che si viene a portare questo male, che si viene a portare il male sulle spalle. E vedete che a un certo punto c'è quel bellissimo brano, e quando Gesù porta la croce c'è il cireneo. Il cireneo chi è? È colui che stava facendo un altro servizio, non conosceva niente, era di Cirene, dell'Africa. Lo costringono a portare la croce di Gesù, lo costringono. Quello chissà quante maledette volte ha detto questa cosa, ma e che c'entrano con questa croce? E quante volte anche io, le cose che mi capitano anche voi all'improvviso, mentre stai andando da una parte, ti capita un'altra cosa che devi portare e fare per forza. E non la vuoi fare, ma perché ti sbatti tutto quanto? Sappi che quando ti capita, stai portando la croce di Cristo. Infatti nelle lettere di San Paolo il cireneo parla e dice: io non lo sapevo, ma io ho portato la croce di Gesù, benedetto, benedetto, grazie. E però devo dire la verità, poi ci sono pure un'altra croce d'acqua, però non che stiamo a portare. Forse tutto, forse può darsi pure che bisogna comprendere altre cose, capito? Può darsi pure che ti devo dire, oltre a portare la croce, che attraverso quell'avvenimento il Signore ti vuol far capire a me, a tutti quanti, non lo so, qualche altra cosa. Non lo sappiamo, ognuno di noi porta una croce, porta un modo di vivere. Guardate, la croce non sono gli avvenimenti della vita che ti capitano. La croce è quando tu fai la volontà di Dio, non fai la tua volontà, fai la volontà di Dio, significa che tu porti la tua croce, questo è portare la croce, chiaro? Non sono gli avvenimenti della vita che ti capitano, quello sono un'altra cosa. Quindi Gesù vuole che, e vuol far capire che dentro di noi c'è un neo nero. Qual è questo neo nero? È che vuoi o non vuoi, noi sappiamo che prima o poi dobbiamo morire. Ora, che succede? Che questo avvenimento, che è dentro il nostro cuore, dentro, fa sì che noi combattiamo fra di noi per accaparrarci le cose, per essere più diverso, importanti degli altri. Ma non dovrebbe essere diverso. Dovrebbe essere diverso, dovrebbe essere il luogo di comunione, dovrebbe essere il luogo di comunione, ma non lo è. Non lo è, purtroppo. E quindi questo neo fa sì che combattiamo fra di noi, ci facciamo male fra di noi. Gesù che cosa fa? Alla fine cosa fa? Lui viene a togliere questo neo, questo male che è dentro l'uomo, lo viene a togliere. Però ci dobbiamo arrivare. Questo è il punto principale. Perché dovremmo guardare quindi la morte con un occhio diverso. L'avvenimento morte con un occhio diverso. Eh sì, come siamo venuti alla luce, così veniamo alla luce nuovamente quando moriremo. C'è quella bellissima storiella di quei due bambini che stanno nel grembo della mamma. E allora parlano dentro, dice: ma noi qua siamo bene, tranquilli, chissà quando dura, E dice: ma se finirà? No, finirà, così bene, questa è la nostra vita. Finché poi a un certo punto si sentono qualcosa che vacilla, insomma non si sentono bene, finché poi la mamma partorisce e loro vengono alla luce. Però c'è stato un momento di travaglio in cui loro stavano senza respiro, stavano morendo e sarebbero morti, finché qualcuno non gli avrebbe dato una sculacciata al culetto, loro respirano e quindi vengono alla luce e dicono: che bella la vita adesso! Io pensavo di vivere quando stavo dentro di mamma, ma quale vivere? Non c'era nulla. È la stessa cosa qui. Prima o poi noi dovremmo lasciare questa vita e prenderne un'altra ancora più bella. Solo che è chiaro che non lo sappiamo, non ci fidiamo,
non abbiamo la conoscenza. Ma quando tu ti affidi a colui che veramente ha creato cielo e terra e che è passato dalla morte alla vita, alla risurrezione, si è fatto vedere per 30 giorni. E poi ci sono i santi che possono testimoniare questo. Sono 2000 anni di cristianesimo, di Sacra Scrittura. E allora quando tu incominci a entrare in questo spirito, vivi questa grazia e tu vivi da risorto, già qui puoi vedere la vita eterna. E quindi va via quel neo. E quindi vedi anche le altre persone veramente come fratelli, anche se loro non ti vedono come fratello. E allora lì puoi portare il male dell'altro, perché lo fai veramente con amore. E allora sai precisamente come interagire con quella persona, perché ha quella difficoltà, ha quel male. Compatisci, patisci con. Non si tratta semplicemente di portare il male dell'altro, perché prima o poi ti pesa. Si tratta di compatire l'altro, di stare con l'altro, dentro l'altro, e allora lo porto volentieri, perché quello è vero amore. Altrimenti è un peso eccessivo e prima o poi non ce la fai, crolli. Poi c'è il secondo avvenimento. Il secondo avvenimento è questa torre. Dice così: o quei 18 sopra i quali rovinò la torre di Siloe e uccise, e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Cioè si sta dicendo che quelli di Gerusalemme, pure quelli sono peccatori. Infatti dice proprio così il testo: credete che fossero più colpevoli di tutti gli abitanti di Gerusalemme? Ma qui ti sta parlando non più di un avvenimento tra buoni e cattivi, tra due esseri umani, no! Qui ti sta parlando di un avvenimento, di una catastrofe, di un terremoto, di un tsunami, di una torre che è caduta, di una cosa che è capitata all'improvviso. Perché finché in quel momento lui schierò con l'uno con l'altro, vabbè, o magari la torre, è sbagliato a fare la torre, l'ha fatta storta, ci ha messo il materiale sbagliato, è crollata, vabbè, ma uno tsunami, un terremoto, che si portava via tutte le persone, e allora lui ti sta dicendo, ma credete che quelli là che sono morti nello tsunami e nel terremoto sono più cattivi di tutti quelli che sono morti nello tsunami e nel terremoto? No. Però se non vi convertirete, cioè se voi non capite che siete tutti fratelli, periremo tutti quanti allo stesso modo. Questo vi sta dicendo, indipendentemente. Siamo fratelli e non ci possiamo fare le scarpe l'uno con l'altro da guerra. Che cristiani siamo? Allora il discernimento è proprio questo, la conversione è proprio questa: chiedere al Signore di comprendere, di avere lo spirito, di guardare prima a me, io come persona, il mio dovere, lo faccio o no? O lo pretendo solo dagli altri? È chiaro, perché quando tu ti vedi dentro, ma veramente dentro, dentro al cuore, dentro, non solo, dentro, e vedi che dentro di te c'è del marcio, e non ci vuoi mettere male là, non ci vuoi mettere, tu fai di tutto per non vederlo. E invece sta proprio lì. E quando tu vedi quello, che il Signore poi ti accoglie, e allora poi puoi compatire l'altro, altrimenti che vuoi compatire se tu non ti compatisci te stesso prima? Se tu non hai l'amore di Dio prima dentro, se tu non ti guardi dentro, Dio ti ama così come sei, ti ama così come sei. E questa è la grandezza, perché sei figlio suo. È venuto per questo. Il male,
Lo sapete chi è che porta il male del mondo? Lo sapete chi è che porta il male del mondo? Il male del mondo sono tutti quelli che stanno fuori ai margini della strada. Quelli che stanno sotto i tetti. Quelli che sono stati scartati dalla società. Quelli che non ce la fanno. Che non hanno la forza, non vogliono lavorare. Non ce la fanno. Quelli portano il male del mondo perché noi abbiamo costruito la società in questa maniera. Invece siamo tutti fratelli. E noi dovremmo andare lì a prenderli e vieni a casa mia perché è fratello tuo. È fratello mio. E allora quando incominciamo a comprendere questo, quelli portano il male del mondo, lo portano loro, altri che tu o io, che porti? Non porti nulla. Vai sotto la stazione, vai a dormire una giornata sotto la stazione, fai vedere se sei capace. Sei capace? No, e allora quelli portano il male del mondo. E il Cristo sta là. Ricco che era, si è fatto povero per stare insieme a tutti i poveri, ma veramente poveri, non apparenti. E allora sta dicendo, vanni, vanni, se non ti converti perirai anche tu, come tutti quanti gli altri in questo mondo. E non ci sarà mai niente da fare, ma non perché Dio è cattivo. No, perché non hai compreso che l'altro è il tuo fratello. Noi ci fermiamo qua. Abbiamo un unico padre. Quando riconosceremo che siamo fratelli, riconosceremo che lui è padre.